Buonasera e benvenuti a una nuova edizione del TG di Irpinia News. Apriamo subito con la cronaca e con il principio di incendio che stamani ha interessato gli uffici dell'ASL di Avellino. I vigili del fuoco hanno subito messo in sicurezza l'area. Di seguito ora ascoltiamo uno straccio dell'intervista realizzata al direttore sanitario Mario Ferrante. Sono divampate queste fiamme all'improvviso dal sottoscala a piano interrato e quindi praticamente i dipendenti hanno dato subito l'allarme ai vigili del fuoco. Per il momento ancora si stanno spegnendo il fuoco, quindi stanno cercando di ripristinare per evitare problematiche ancora ulteriori di danni. Alla causa non sappiamo, probabilmente potrebbe essere un cortocircuito o qualcosa altro che adesso i vigili del fuoco, una volta messi in sicurezza, ci faranno sapere da dove sono partite le fiamme, da dove è partito la parte principale che poi è scaturito tutto l'insieme. E parliamo ancora di cronaca. Shock ad Ariano Irpino per il decesso di una giovane madre quarantenne deceduta in seguito ad un malore in treno nei pressi della stazione di Bologna. La donna si era recata nel capoluogo emiliano per sottoporsi ad alcune terapie all'ospedale Rizzoli. Doveva rientrare a casa quando si è sentita male poco prima che il treno partisse alla volta di Foggia. Inutili soccorsi, la quarantenne arianese è deceduta poco dopo la folle corsa dell'ambulanza all'ospedale Maggiore. Passiamo adesso all'attualità. C'è anche un professionista irpino tra i 14 concorrenti della nuova edizione di The Apprentice, il talent show per imprenditori capitanato da Flavio Briatore. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Un irpino parteciperà alla prossima edizione di The Apprentice, il talent show per imprenditori capitanato dal nostro simbolo italiano per eccellenza del self-made man, Flavio Briatore. Si tratta di Francesco Del Pesce, 31 anni, nato in Irpinia e oggi avvocato d'affari presso Gianni Origoni Grippo & Partners a Milano. Ha vissuto anche a Parigi per un anno nell'ambito del progetto Erasmus e dopo la laurea si è preso un gap year vivendo a Barcellona e Londra. Ha sempre giocato a calcio, ma quando è salito per la prima volta su un kart ha capito che la sua vera passione sportiva è il mondo dei motori. Nel tempo libero viaggia, fa sport e lunghi giri in moto e barca a vela. Francesco sarà uno dei 14, 7 uomini e 7 donne di The Apprentice 2, pronti a tremare, aspettando la frase diventata ormai di culto. Sei fuori. Briatore cerca l'imprenditore ideale che sarà più dinamico del primo vinto da Francesco Menegazzo. Francesco Del Pesce fa l'avvocato d'affari a Milano, il suo pregio è la determinazione, il suo difetto invece preferisce non dirlo. Pensa di poter sbaragliare la concorrenza visto che il lavoro che fa attualmente non si discosta troppo dal diventare imprenditore come il boss Flavio Briatore, che è inutile dirlo, stima moltissimo. Francesco rivela anche di non riuscire a sopportare le persone che si danno tante arie e si credono chissà chi. Se nella vita ti riescono più di tre cose, non è fortuna ma capacità, ha spiegato Francesco nella sua videopresentazione. E chiudiamo con l'emergenza acqua a Solofra. Sarà prorogata fino a domani 14 gennaio l'ordinanza restrittiva sulla non potabilità dell'acqua nella città della Concia. Anche le scuole resteranno chiuse. La situazione dovrebbe tornare nella normalità a partire da mercoledì 15 gennaio. E con questa notizia termina l'edizione serale del nostro telegiornale. Dalla redazione di Irpinia News è tutto. Un augurio di buona serata.